Buongiorno a tutti e a tutte. Questo è il secondo incontro del laboratorio di lettura intitolato Scrittrici sulle sponde del Mediterraneo, curato da Irene Zagrebelsky e Vesna Cepanovic. Il nostro laboratorio continua con la scoperta del nord di Africa attraverso i libri di alcune scrittrici grandi che hanno vissuto e che vivono sulle sponde del Mediterraneo oppure nei paesi europei. Come abbiamo detto nella nostra introduzione, è un'esplorazione di memorie, suoni e immaginari. Così, in questo pomeriggio vi presento una scrittrice che mi è molto cara, che ho conosciuto in questi mesi, che avremmo voluto presentare al Circolo dei Lettori, ma in questa occasione le sale pubbliche di lettura sono diventate le nostre case e quindi questa volta anche per un pubblico più ampio. Hoda Barakat è una delle scrittrici più note del mondo arabo, anche se vive a Parigi. È nata nel 52 in un villaggio di montagna del Libano settentrionale. È laureata in francese e nel 1989 lascia Beirut, come dice lei, perché era l'anno in cui sentiva tantissima paura. Ha pubblicato nell'85 la sua prima raccolta di racconti brevi e poco dopo che ha lasciato Libano scrive il suo primo romanzo, un romanzo che poi ha vinto moltissimi premi ed è diventato noto. Lei è così anche diventata una scrittrice molto famosa. Il libro si chiamava L'uomo che arava le acque, sempre pubblicato da Ponte alle Grazie. Invece per questo nostro incontro io vorrei presentare un libro che lei pubblica alcuni anni dopo, precisamente sono i suoi articoli che fa già dalla sua vita parigina dopo essersi trasferita e sono una specie di reportage che scrive tra 2001 e 2002. Sono tutti pubblicati presso il giornale arabo Al-Hayat e, come dice l'introduzione del libro, sono piccoli squarci sulla propria vita in esilio. Lei racconta il suo paese, dice che non ha saputo scegliere la pace, ma insieme a questo racconto c'è l'attaccamento tenace al filo dei ricordi. Questi ricordi sono affollati dai volti e dalle voci di un passato in cui era ancora possibile vivere all'ombra dei cedri. Appunto, in questo libro c'è un bellissimo articolo, il testo, racconto proprio sui cedri. Questi suoi articoli, questi reportage spirituali, cantano i ricordi. Sono i ripianti e le speranze di un esule lontana da una patria amata e detestata, ormai perduta per sempre tra le macerie della guerra. Vorrei assolutamente nominare la scrittrice, ma anche la traduttrice di questa opera. Traduzione è la professoressa di lingua e letteratura araba dell'Università del Salento, Samuela Pagani. Lei è traduttrice anche delle altre opere della scrittrice Hoda Barakat e nel 2019 Hoda Barakat scrive un nuovo romanzo che in breve periodo ha ottenuto numerosi premi e anche premi, diciamo, unici nel suo genere, perché lei è stata la prima donna che vince Booker International Prize for Arabic Fiction. E quindi il libro per il quale l'anno scorso vince il premio si chiama Corriere di Notte, pubblicato dalla Nave di Teseo.
Queste sono alcune notizie che vi avrei voluto dare, e anche prima di iniziare a leggere il racconto che ho scelto per questo pomeriggio, che mi è piaciuto molto, intitolato Fotografie, vorrei leggervi due brevi brani di alcuni testi, alcune interviste di Hoda Barakat, perché lei è stata una ospite spesso anche in Italia durante le fiere dei libri e durante gli incontri su Libano. Di sicuro al Circolo dei Lettori avremo invitato le altre nostre amiche esperte a raccontarci e avvicinarci Libano, ma per queste pillole brevi avremo tempo solo di fare qualche accenno rispetto alle autrici e rispetto all'opera. Le cose che mi sono piaciute di Hoda Barakat, brevi passi di una intervista in quale lei dice: credo che per me la condizione dell'esilio sia qualcosa di profondamente interiore che ha poco a che fare con la geografia. L'esilio può essere anche un luogo di libertà. Ad esempio, credo di aver potuto continuare a scrivere del Libano proprio perché me ne sono andata. Se fossi rimasta, il mio sguardo sarebbe stato meno critico, meno radicale, più conciliante verso un modo di vivere assurdo. Un'altra intervista molto interessante, sempre di un anno fa, in cui scrittrice si interroga lei stessa sulla lingua in quale scrive, che è la lingua araba, la sua madrelingua. Lei dice: credo che sia proprio perché vivo lontano dal mio paese e lontano dal mondo arabo che sono così attaccata alla lingua araba e, per così dire, tutto ciò che mi rimane di laggiù. Del resto la lingua araba è magnifica, specialmente per me che continuo a studiarla ancora oggi. Non ho bisogno di seguire la logica del mercato che dice che siamo più visibili o meglio distribuiti quando scriviamo in una lingua del mondo, vale a dire il francese o inglese. L'arabo è parte del mio essere, è qualcosa di definito. Non è una questione di preferenza o di calcolo, in modo particolare per i miei testi letterari. Si tratta di un'autentica necessità. Come vi ho detto, ci sono diversi racconti molto belli. Ero indecisa se leggervi il racconto sulla madre e sulla figlia, dove lei in un modo molto interessante racconta divergenze, differenze, amori tra le diverse generazioni, quelle che sono rimaste nel paese d'origine e i figli che crescono in Europa. Però per questo periodo, di questi più di 60 giorni, ho voluto, diciamo, proporvi racconto fotografie, perché di sicuro in questo periodo, avendo più tempo, ognuno di noi ha potuto di più anche scavare nelle proprie memorie, nei propri ricordi. Guardiamo molto di rado gli album con le foto che abbiamo scattato in patria prima di venire a vivere qui. Li guardiamo di rado, non perché suscitano rimpianti e nostalgia per il passato, ma perché in ciò che abbiamo portato con noi c'è qualcosa che non si lascia incasellare fra i ricordi, qualcosa che non si lascia racchiudere nella cornice di un determinato evento della vita passata, con i particolari sentimenti a cui è associato. Queste vecchie foto le abbiamo messe insieme alla rinfusa, senza darci la pena di classificarle in base alle grandi occasioni come faceva la generazione dei nostri genitori. Un tempo
gli album del matrimonio e quelli con i primi mesi di vita di primogenito troneggiavano nei salotti come una parte essenziale dell'arredo. Erano la prima cosa che attirava l'attenzione dei visitatori. Davano avvio alla conversazione oppure tenevano occupati gli ospiti mentre la padrona di casa preparava il caffè e i pasticcini. Ma per noi è andata diversamente. Abbiamo raccolto le nostre foto come capitava. Non abbiamo invitato nessuno a sfogliarle con noi. E qui spesso non sappiamo dove metterle, a portata di mano o in cima a uno scaffale. E presto va a finire che le sistemiamo più in alto possibile, senza più degnarle di uno sguardo. Le immagini di un tempo tornano ad appassionarci e a catturare i nostri sentimenti quando stabiliscono un legame fra momenti distanti della nostra vita, tracciando una linea continua fra le diverse tappe di un unico viaggio. Così troviamo più facile guardare le vecchie foto di famiglia. Ne osservo spesso e a lungo una dei miei genitori all'inizio del loro matrimonio. Erano all'epoca due bei ragazzi. Mia madre indossava un vestito chiaro e un paio di sandali bianchi intrecciati con il tacco alto. Il suo sorriso si incrociava con quello di mio padre, che aveva avvicinato un po' la testa alla sua di fronte all'obiettivo del fotografo. Stavano in un caffè in montagna, seduti ai due lati di un tavolino di marmo sopra il quale c'era soltanto un bicchiere d'acqua. Probabilmente erano appena arrivati perché mia madre non aveva nemmeno un capello fuori posto, malgrado il vento forte che piegava i rami dell'alberello sul sfondo. Guardando la foto di mia nonna Hala, che ho conosciuto soltanto attraverso i racconti di mia madre, studio il suo viso bruno e mi sembra di vederla mentre si muove per la vecchia casa circondata da tutte le sue figlie. Ha a portata di mano il velo e le calze per essere pronta a coprirsi se si presenta qualche visitatore di sesso maschile. Somiglia molto alle mie zie materne. È morto una domenica dopo la messa dell'alba per la strada. Era andata a trovare una delle figlie sposate e stava tornando a casa. Forse mia nonna Hala non è mai stata a Beirut in vita sua. Però guardando la sua foto vedo mia madre, vedo me stessa da piccola, vedo le periferie di Beirut dove prendevano case i montanari come noi quando si trasferivano in città. Era forse la prima generazione del mio villaggio che aveva visto il mare ed era andata a spasso per le strade e le piazze della capitale, sfavillante di luci. Le foto con gli amici, però, faccio il possibile per evitarle, anche se mi rendo conto da sola che è una cautela ingiustificata. Le foto servono a fissare i momenti migliori. Nessuno fotografa i funerali e le disgrazie. E in effetti, se prendo queste immagini che risalgono necessariamente al periodo della guerra, ci vedo delle facce fin troppo allegre. Questa volontà deliberata di apparire felici di fronte all'obiettivo che ci inquadra mi infastidisce, come se le foto fossero un po' menzognere o quantomeno artificiose. Di sicuro adesso mi sembrano ritratti di estranei, anche se alcuni di quelli che vi appaiono sono tuttora cari amici. Ne scelgo una. I colori risaltano ancora vivaci sul bello sfondo primaverile. Siamo in tanti e diamo impressione di stare bene insieme. Formiamo un cerchio nei nostri abiti leggeri intorno a un fuoco su cui arrostisce un pesce, senza dubbio appena pescato, perché alle nostre spalle c'è un bel mare azzurro e calmo. E la spiaggia di Ermelhier, dove andavamo a rifugiarci quando a Beirut infuriavano le battaglie. Allontano un po' l'immagine dagli occhi per passare dal dettaglio al passaggio circostante.
Due uomini armati ci fanno la guardia perché molti di noi sono cristiani. La bella Hermélie è completamente svuotata dei suoi abitanti che sono stati costretti a sgomberare. Noi stiamo nel cortile spazioso di una magnifica villa occupata. Il pesce fresco ce l'hanno appena portato i compagni, dopo aver disseminato la spiaggia di candelotti di dinamite. Rimetto al posto le foto. Non potevo riuscire meglio. Cercavamo di immortalare un paese che non c'era. Un'intera generazione è rimasta fuori dall'inquadratura. Queste immagini, come uno snodo ferroviario, allontanano l'uno dall'altro i binari del nostro viaggio. Le foto dei nostri figli sono tutta un'altra cosa, forse addirittura all'inizio di nuovi album. Rida e Firà sono vestiti da cantanti alla moda, ognuno con una specie di microfono in mano. La canzonetta faceva così: Baccaradoni, Baccaradoni, a ci picchia quanto è buona questa crema Baccaradoni. L'avevano inventata facendo il verso alla pubblicità televisiva di una marca di pasta che diceva Maccheroni, Maccheroni. Sol Barilla li sa fare così, buoni, buoni, buoni. Un po' stupita avevo chiesto: ma cos'è questa crema Baccaradoni? Da dove l'avete tirata fuori? E boh, risposto uno dei due, forse un formaggio, ma l'altro lo ha corretto. Ma che somaro, è una marca di gelato. In un'altra foto, i due ragazzini nudi, magrissimi, offrono uno stupendo spettacolo di perfezione fisica. Nell'inquadratura, a parte loro, non c'è nessuno. Grazie, ci sentiremo la prossima volta e Irene e io vi presenteremo un'altra scrittrice e poetessa nota del mondo arabo, anche lei vive a Parigi e si chiama Mariam Al-Masri. Grazie e buona giornata.